Buonasera, buonasera a tutti quanti. Faccio una live al volo, al volissimo. Invito gli amici, le amiche, chi è disponibile a quest'ora. E vediamo un po'. Questa è una live fatta proprio all'ultimo secondo. Ovviamente la decisione non spetta a me, ma ai miei bimbi che mi permettono di farla. Infatti oggi mi hanno sfrattato dal mio posto solito e sto in cameretta del bimbo, che però è un po' accampata, perché ancora è la cameretta per due bambini, però ce n'è uno solo, quindi l'altra parte destinata all'altro bimbo è diventato tipo un ripostiglio, vabbè, ma tanto non si vede. E vediamo un po' chi altro posso invitare. Non lo so, mi vedranno, qualcuno mi vedrà. Vabbè, posso andare, anche perché a quest'ora non tutti sono disponibili. Chi è come me, bambini, oggi mi hanno graziato. Mio marito mi ha dato la possibilità di poter venire una mezz'oretta su e quindi vi faccio vedere le cosine belle che ho preso da Imperia nel secondo ordine e poi vi faccio rivedere le cose che mi sono rimaste dall'ordine precedente. Però penso che va bene così. Chi altro posso invitare? Ah, vediamo qua. Adesso faccio cerca e questo qui. Non so perché non riesco a cliccarla, vabbè. Va bene. Niente, questa non me la dà. Ok. Ah, ciao le mie amiche, le mie amichette del cuore. Sì, che ormai siamo una grande famiglia noi, una grande amicizia. Ho più rapporti con loro che con il resto della famiglia, praticamente. Grazie, Alessandra. Una cosa, come mi vedete, perché la luce della lampada è un po' strana, quindi penso che mi vedete bene. Decentemente, va bene anche decentemente. Allora, non ho tantissimo tempo come al solito, però volevo farvi vedere delle cose bellissime che mi sono arrivate e ci tengo, anche perché poi ho fatto un video e nelle storie di Facebook già c'è, sulla pagina di Facebook già c'è, però lo voglio mandare anche alle ragazze, ma non riesco ancora a incastrare la musica. Vabbè, poi vi mi aiutate, non lo so. Ciao Bruno, volevo farvi vedere, oggi ho assaggiato per la prima volta il caffè Imperia, il caffè reale, gusto italiano. E io posso prendere solo il decaffeinato e ho la macchinetta in cialde, però appunto questo caffè reale, che è una marca sponsorizzata da Imperia, fa caffè decaffeinato in cialde in capsule, poi fa il caffè normale, gusto forte, gusto con la cremina, quindi penso che abbia un sapore un po' più delicato, e lo fa anche in non mi ricordo se è in chicchi o proprio in polvere per la moka, ma mi sembra che è proprio in chicchi, scusate, in polvere per la moka. Quindi per tutte le macchinette lo abbiamo. E devo dire che io lo prendo amaro e non tutti i caffè mi piacciono, soprattutto il decaffeinato, c'è un sapore un po' particolare. E ciao a tutti, ciao, ciao Carmen, ciao Monica, ciao a tutti, ciao Angela. E quindi devo dire che è veramente veramente buono. Ho fatto appunto il video dove fa vedere anche la cremina che esce. Anche in chicchi, infatti non mi ricordavo Alessandra se era anche in chicchi o solamente chicchi o solamente polvere. E comunque ecco, queste sono le cialdine. Ma mi vedete? Oppure sono un po' buia? Ah, ecco, forse perché così così. Non so se mi vedete bene, comunque ci proviamo. Le cialdine. Questa è la scatola da 25 cialde. E però
potete anche acquistare quella da 100, quindi poi andate anche a risparmiare. E vi ricordo che iscrivendovi come consulenti, e anche come clienti, però a questo punto vi consiglio da consulenti perché avete anche il bonus che vi permette di ammortizzare magari le spese di spedizione oppure di guadagnarci su, no, oppure di guadagnarci su, avete il 50% di sconto sul catalogo. Su tutti i prodotti, anzi fino al 50%, perché mi sembra che c'è anche, noi abbiamo anche la pelletteria e gli accessori, quelli mi sembra che abbiamo il 30%. Questa cosa la devo ancora imparare. Comunque avete un bel po' di sconto appunto se vi iscrivete come consulenti. Questa è il caffè. Poi oggi ho iniziato a prendere anche, perché ho acquistato da consulente, si può acquistare il corso per gli integratori sostitutivi del pasto della linea Linfavit. E non so se c'è ancora la possibilità di usufruire di questa promozione, che io ho pagato 45 euro la confezione Linfavit, che mi dà la possibilità di provare l'aloe. Questa è poi l'aloe Defender, quella specifica per le difese immunitarie. E l'aloe è famosissima proprio perché per il suo grande potere di diciamo rendere più emoliente, sì, è un emoliente, quindi comunque favorisce il transito intestinale e in più ci aiuta con le difese immunitarie. Come tutti sanno, o forse non tutti sanno, l'intestino è il secondo cervello, quindi se l'intestino funziona bene, funziona bene tutto il nostro corpo, quindi anche le difese immunitarie, altri tipi di... Ciao Tonia! Tonia, la prossima la facciamo insieme, promesso, promesso. Cerco di organizzarmi con gli orari e ci organizziamo, insomma, perché io già ritaglio tempo così. Comunque, dicevo, l'ho provata oggi, ha un sapore buonissimo, perché a volte anche le altre aziende... io prima di Imperia non avevo mai assaggiato l'aloe, perché tutti quanti dicono sì, è buonissima, fa benissimo, però meglio che la metti in un succo di frutta, meglio che la metti da un'altra parte, perché non è che proprio c'ha questo buon sapore. Invece Imperia ve la fa in tanti gusti, ce l'abbiamo sia al limone zenzero e alla Defender. Poi abbiamo gusto aloe, quella che è più comune e le hanno un po' tutti quanti, e Carmen, sì, la facciamo, ci organizziamo, Tonia, sì. E appunto dicevo, la fanno anche a un sacco di gusti fighissimi, tipo pesca e mango, menta e orzata, e poi c'è anche, non mi ricordo più, c'erano altri gusti ma non me li ricordo, perché adesso mi sta venendo in mente il biscottino che invece è il sostitutivo del pasto. Quindi con questo corso che io ho preso con 45 euro, ho la possibilità di avere una scontistica maggiore, quindi del 50% su appunto questa linea qui che ha sostitutivi del pasto, drenanti, depurativi e spero, se non ho capito male, spero che siccome l'azienda è giovane, spero che prossimamente verrà anche incrementata qualche altra cosa, sempre di questi sostitutivi del pasto. Comunque abbiamo anche questi shaker che possono essere sostituiti o un pasto solo, quindi o in genere la colazione. Secondo me, io consiglio la colazione chi vuole mantenere il peso, perché molti mi dicono: ma tanto io la colazione posso anche non usarlo perché tanto prendo solo un caffè. Sbagliatissimo. Al cocco, mi dice Alessandra, grazie. E aloe anche al cocco. Ma c'era anche un altro gusto. C'era anche un altro gusto, perché ho fatto l'elenco a una mia cliente e era contentissima, perché in genere in farmacia lo trovava solamente all'aloe. E poi è importantissimo che la bottiglia deve essere chiusa, deve essere non trasparente, perché altrimenti il principio si rovina. Quindi deve essere comunque chiusa con una bottiglia non trasparente. Questa è la cosa, se no... Questa cosa in mano. E invece il sostitutivo del pasto, anche qui ci sono un sacco di gusti e le colleghe che l'hanno già provato mi hanno detto che ha un sapore piacevole rispetto ad altre aziende che magari comunque deve essere un sostitutivo del pasto, quindi deve essere anche gradevole a mangiarlo. Ananas, anche le aloe ogni tanto escono fuori i gusti. E
E, quindi dicevo, la colazione è il pasto più importante quasi della giornata, perché ci dà la carica appunto per affrontare tutta la giornata. E in questi sostitutivi del pasto ci danno, quindi c'è il misurino qui, adesso mi ricordo, comunque c'è tutto quanto scritto come vanno assunti, e nella dose che vi dà c'è proprio i nutrienti che voi dovete proprio assumere la mattina come proteine, vitamine, potassio, è un mix di nutrienti che vi servono proprio, quindi cioè non è giusto prendere un caffè la mattina per rimanere leggeri, anche no. Quindi io vi consiglio, per mantenere comunque il peso e anche affrontare la giornata in modo top, di prenderlo la mattina. Se invece volete proprio perdere peso, di sostituirlo anche a un altro pasto, o a pranzo o a cena. E di questo abbiamo un sacco di gusti buonissimi, tipo cioccolato, vaniglia, biscottino, biscottino è qualche altra cosa, e cappuccino. Quindi la mattina anche potete usarlo come col cappuccino. E, anche pesca mi dicono, sempre l'aloe. Quindi dell'aloe abbiamo pesca, mango e pesca, cocco, zenzero e limone e gusto aloe e ananas. Quindi c'è grandissima scelta di gusti. Anche qui insomma abbiamo quattro gusti per il momento e quindi vi ripeto, chi le ha provate delle nostre consulenti che sperimentano tutto prima di consigliarlo. Ci hanno fatto sapere che sono molto molto gradevoli come sapori e non hanno la stevia, giusto? Se non sbaglio, qualcuno ha detto che non hanno la stevia dentro, quindi non hanno quel sapore un po' così che la stevia dà, un po' saporaccio, un po' così. E un'altra cosa che mi è arrivata nel kit, vi ripeto, con questo kit io ho avuto la possibilità di sbloccarmi il 50%, io ho pagato il tutto 45 euro, quindi 45 euro il kit. Di questi tre prodotti che comunque già da soli valgono di più e lo sconto al 50% nei ordini futuri. Che state scrivendo? Ah, Carmelo prende il cappuccino, anche biscotto. Niente stevia, ci dovrebbe essere il fruttosio. Ok, ciao Franca, ciao. Sì, invece questo è il tè Dren, è un drenante. Questo va sempre col misurino. Va preso, ma voi mi vedete scura, mi vedete bene? Perché ogni tanto quando faccio così mi vedo scura. Mi vedete bene voi? Vabbè, questo è il gusto limone e ci hanno consigliato la nostra sponsor, la nostra super sponsor Simona, ci ha consigliato di prenderlo, di assumerlo in 1,5 litri entro le 3 di pomeriggio, altrimenti farete la plin plin pure la notte. E questo è un drenante, vi va a sgonfiare. Si vede bene, grazie Carme. Grazie Alessandra, ok, quindi è una cosa mia, come l'altra volta, quando sto in questa stanza, forse con la luce, questa luce qua che ho di fronte, io mi vedo buiissima. Ok, e questo contiene caffeina, quindi per esempio io personalmente non lo posso prendere perché soffrendo di tachicardia, questo no. E questo mi sembra anche chi ha problemi di tiroide, però comunque basta chiederlo al vostro medico e ci sono altre due cose buonissime da poter prendere, però questo funziona alla grande, per chi può prenderlo è una mano santa per drenare i liquidi. Ok, poi andiamo avanti perché ho allora questo. Me l'ha ordinato una mia cliente, l'azienda Fourier, sempre by Imperia, e sono i profumatori per ambiente. Di queste ne abbiamo tre fragranze: arancia e cannella. Questa è di una mia cliente, lo devo consegnare. Arancia e cannella. Io personalmente ho melograno, infatti adesso lo anche giro. E poi questi stuzzicadentini, questi stecchetti, non sono di legno, ma sono di un materiale tipo spugnetta, sempre rigido. Però spugnetta cioè, è buonissimo, buonissimo. Io ho una casina a due piani, non gigante, piccola, però dal piano di sopra, ma questo odore proprio di frutta, è buonissimo. Dal piano di sopra si sente l'odore da giù di questo, è melograno, buonissimo. Infatti mio marito l'altro giorno è sceso e mi fa, ma che te stai a mangiare? Che frutta stai a mangiare? La frutta? Perché sto a fare una dieta che non posso mangiare frutte,
zuccheri e carboidrati. Ho detto, no, veramente ho appena aperto perché si sente. Sono salita sopra pure io e c'era sto odore anche sopra. Cioè, buonissimo. Io in genere ne ho comprati tanti perché dei profumatori dell'ambiente ero un po' malata, come passa la fantasia, perché si spende un sacco di soldi. Anzi, vabbè, quelli buoni si spendono un sacco di soldi e sono buoni. Quelli da banco, da supermercato, e spendi solo i soldi e basta. Cioè, hai buttato che fossero, non so, 5 euro, le buttate nel secchio, fai prima, perché tanto non profumano. E va bene, quindi dicevo, io ho melograno, questo invece è arancia e cannella, e poi c'è gusto rosso imperiale, che non ho capito, se non ho capito, non ho capito bene, perché lo prenderò. Ma se non sbaglio, chi lo ha preso dice che sa di frutta, pure quello, e è buonissimo. Di questi abbiamo il 125. Io vedo buia, comunque il 125, il 250 e il 500 ml. E questo è un'altra cosa. Poi, sempre per una mia cliente che ha preso il latte detergente e il tonico all'aloe vera. Questo è per tutti i tipi di pelle. Sono per tutti i tipi di pelle. E, vediamo un po' qui dietro che c'è scritto. È un'azione idratante e anti-età. Quindi questa ha la capacità di calmare le irritazioni e ridurre l'arrossamento della pelle. Viene spesso inserita nei prodotti solari, quindi l'aloe, e nei cosmetici, utilizzati per contrastare gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici sulla pelle. E vi ricordo un'altra cosa, che i nostri prodotti, i prodotti di Imperia, hanno degli inci molto verdi, molto molto verdi, e grazie alle mie amiche consulenti, le altre mie compagne di lavoro, hanno scaricato, e l'ho scaricato anche io, un programma dove, scannerizzando i prodotti anche sugli alimenti, lo potete fare, i principi attivi e gli ingredienti, vi dice quanto di verde c'è nel prodotto che state utilizzando. Ovviamente più l'ince è verde e più il prodotto costa. Ovviamente, perché non andate a mettere veleno sulla vostra pelle, che assorbe e manda in circolo nel sangue. Non so se voi se lo sapete, ma la pelle comunque assorbe, e va tutto in giro, in circolo. E un'altra cosa che volevo dire, non mi ricordo perché parlo a raffica, voglio dire un sacco di cose e mi sfugge sempre qualche cosa. E niente, dicevo che i prodotti appunto con inci verde, a parte che non sono tanto facili da trovare. In genere i prodotti che trovate in farmacia è difficile che abbiano un inci verde, perché hanno dei conservanti per mantenerli più a lungo. Quindi diciamo che nelle buone erboristerie potete trovare qualcosa di verde, però il suo costo ce l'ha. Comunque andate sempre a scannerizzare con questo programma che si chiama Yuka. Yuka. Y. Y. Vabbè, avete capito. UKA. E vi rendete conto, insomma, dei prodotti che state utilizzando. Comunque, prodotti Imperia, poi a chi serve me lo scrive sotto, gli mando il catalogo. I prezzi che voi vedete, se vi iscrivete da consulenti o anche da semplice cliente ovviamente non otterrete bonus e non potete fare rete, non potete guadagnare ulteriormente, però comunque avete la possibilità, come una consulente, di avere lo sconto del 50%. E diciamo che a prezzo pieno, secondo me, i prodotti Imperia hanno un prezzo accettabile e fattibile per tutte le tasche, non hanno questo prezzone. Ma al 50% è, secondo me, lo acquistate a un prezzo inferiore rispetto a quello che trovate in una buona profumeria. Quindi, secondo me, tanto di guadagnato iscriversi da consulente, che vi permette anche di ottenere dei bonus, e quindi oltre a pagarlo meno vi ritornano anche dei soldini indietro. Così capite il meccanismo. Alessandra, per essere inci verde non costano un bo. Ecco, infatti io dicevo, secondo me la qualità prezzo è ottima, quello che dicevo io. Però molte persone non sanno neanche quello che si stanno mettendo sul viso e guardano solo il prezzo. E purtroppo, cioè, da una parte le capisco, però magari si può avere. Esistono dei prodotti che con un prezzo non altissimo, ma alla portata un po' di tutti, o comunque gli escamotage come abbiamo in Imperia, ci sono per avere dei buoni prodotti a un prezzo più che vantaggioso. Poi un'altra cosa che io ho preso, che la sto anche usando, che secondo me ha un packaging fantastico, ragazzi, cioè secondo me i prodotti Imperia hanno un packaging bellissimo, è il
la crema rassodante seno. Questa, per chi segue il mio profilo, la mia pagina Facebook Imperia, e abbiamo scannerizzato appunto con le ragazze gli inci, e è praticamente al 93% verde, cioè comunque una crema per il seno è un po' particolare con linfonodi, ho sempre un po' paura. Questa è eccellente e abbastanza sicura, insomma, più che sicura. E poi guardate che bella confezione rosa, cioè vabbè, già questa è la mia confezione. Proprio per fare un regalo, ma quanto è bella per fare un regalo questa, cioè, bellissima. Aspettate che vi leggo. Si spende poco, purtroppo, spenderà di più per risparmiare danni. Bravissima. E come si dice, il risparmio è il peggior guadagno, la maggior parte delle volte. A Deborah è arrivata oggi, io la sto usando. Poi c'è un profumo buonissimo di limone pure questa. C'è limone ovunque in questa azienda, tutto profumato. Vediamo che c'ho qua. Questo è il kit, poi ve lo faccio vedere. Questa è di una cliente. Allora, questa è di una cliente. I profumi. Profumi Imperia. Vedete che ore sono che c'ho. C'ho il timer tra un po'. E devo andare via perché mio marito deve andare a dormire. Perché domani si alza presto. E quindi devo tornare dai bimbi. Questo è il profumo 15 ml. Che sono i profumi. Questo è di una cliente. Lo devo consegnare. Acqua di sale, ragazzi. E ragazzi, non so chi lo conosce. Acqua di sale è buonissimo. Io l'ho preso. Confezione tascabile da 15 ml. Si può attaccare al portachiavi. O mettere in borsetta. Io da quando ho i bimbi non ho più il tempo di pensare a me. Quindi che succede? Che una volta che esco faccio, esco, sto in macchina al semaforo, così faccio. Non ho messo il profumo neanche oggi. Quindi io ho un sacco di profumi e non li metto perché mi dimentico, c'è un sacco di cose per la testa da fare. Invece questo l'ho messo in borsetta, quindi al semaforo quando non ho niente da fare, tiro fuori e sto a posto. E sono fantastici. Questo, diciamo, acqua di sale è unisex, quindi è la confezione è nera. Altrimenti abbiamo i profumi da uomo che sono blu e da donna che sono rosa. Ma la confezione pure è carinissima per fare un regalino. Perché ride? Alessandra ride, che è successo? Deborah dice: era state le gemelle. Già, già. I pack sono bellissimi. Mi avete incuriosito con questa fragranza acqua di sale. Tonia, non conosci acqua di sale? Ah, buonissima. E poi deve piacere, comunque il profumo è soggettivo, eh. E non ho la confezione da 50 ml da farvi vedere, perché le ho date tutte, le ho date tutte. Però la prossima è la mia di acqua di sale perché volevo provarla. Siccome che acqua di sale è un profumo già particolare, se fosse stata Imperia come le altre aziende che vendono equivalenze, con l'equivalenza che ci assomiglia ma non è, potevo rischiare di non piacermi proprio perché, vi ripeto, è un profumo molto particolare, non è né dolce né già un po', quindi vi deve piacere. Se vi piace, vi piace l'originale, l'imitazione no. Quindi ho detto fatemi prendere un 15 ml, quel cavolo che mi fregano stavolta, perché prendo sempre, ah sì, che buono, Narciso Rodriguez, prendo. Poi arrivo e non ci azzecca niente. Invece questo qui devo dire che è ottimo. E le altre consulenti, sempre le fantastiche ragazze che lavorano per noi e per voi, hanno preso i compatibili, diciamo, gli equivalenti dei profumi originali che già avevano a casa, proprio per testare la durata e l'equivalenza. E hanno dato tutte quante l'ok, e hanno una grandissima persistenza e sono identici. Quindi a un piccolo prezzo poi, perché comunque stanno boh, sui 22, 23, 25, dipende poi dalla marca a quanto sta, perché ho visto, mi sembra che c'è un Yves Saint Laurent che sta sui 30 euro, ma a prezzo pieno. Quindi se vi iscrivete da consulente lo pagate la metà, cioè la metà, ragazzi. Cioè, per un 50 ml pagarlo 10, 12, anche 15 euro non è niente, soprattutto calcolando la qualità. Fatemi andare a vedere un attimo che è stata a scrivere. No, Tonia non l'ha provato, è buono, anche io la conosco. A Narciso si ferma l'orologio, che vuol dire? Io mi ordino il 5. Sono gli unici profumi che sento veramente uguali. Io Alio è un originale ed è identico. Io Alio l'ho regalato a mia cognata e dice che, da quello che ho capito, lei pure mi ha detto che è buono, è uguale. Quindi sì, è vero. Per il momento tutte le testimonianze hanno dato l'ok.
delle clienti, quindi noi magari potremmo essere di parte, ma le clienti no. Quindi ogni tanto quando ci arrivano le testimonianze scritte, noi le pubblichiamo proprio per far vedere che non ce la cantiamo e ce la suoniamo e non tiriamo l'acqua al nostro mulino. Ok. Poi un'altra cosa fighissima che ho preso per me è... Aspetta, tiro fuori tutte queste cose. Vedete là sopra l'accampamento? Sotto c'è il bimbo. Ma sopra è tutto accampato. Vabbè, arriverà il giorno in cui sistemerò anche questa cameretta, sarà perfetta. Per il momento la uso a mio piacimento. Ah, ragazzi, ho comprato un'altra cosa bellissima anche. Questa ve la faccio vedere subito. Ma quanto è figa? Ma poi, raga, profuma tantissimo. Perché mi si è aperto un campioncino nel pacco. Quando ho aperto il pacco ho detto: mamma raga, Madonna, ma questi prodotti profumano tutti, ma sono fantastici. E invece poi mi sono resa conto che si era stappato un campioncino 5 ml, è esploso praticamente. E sono 3 giorni, perché sono 3-4 giorni che mi è arrivato il pacco. Ho avuto adesso l'opportunità di... Quanto è bella, elegante, con la corona da regina. E vi devo dire una cosa, che mio marito ha insegnato ai figli di chiamarmi mamma, madre regina, perché io comando in casa, dice lui, ma non è vero. E quindi madre regina, mo vado in giro proprio con questa, mi sta a pennello, è la mia mascherina. Ma quanto è bella, che brilla, bella, bella, bella. E... Bella pure la mascherina, sì. Sembri un ninja. Però è bella e profuma tantissimo perché avendo rovesciato un campioncino, che poi oltretutto devo dirvi che ho chiamato il numero dell'assistenza WhatsApp, efficientissimi, perché questo non ve l'ho detto, io ho detto che si era rotto ma non vi ho detto che ho poi risolto, mi hanno risposto e mi hanno detto che nel prossimo pacco, dato l'ordine prossimo che farò, mi rimettono dentro il campioncino, ovviamente, che si è rotto. Sembri un ninja sexy, grazie. Precisia. Bella Tonia. Tonia, peccato che siamo lontane, perché secondo me io e te saremmo state delle grandi amiche. Sì, grandi amiche. C'ho sto sensore, poi magari non è vero, magari ci odieremo, ci odiamo. Se ci vediamo 2 o 3 giorni consecutivi ci odiamo, però magari a sensazione, secondo me, potremmo andare d'accordo. Potevamo andare d'accordo da amiche di paese, insomma, delle vicinanze. Poi, vabbè, qui c'è una marea di campioncini perché ho fatto un sondaggio tra le mie clienti e volevo sapere qual era il loro profumo preferito. Quindi, quelle che mi hanno risposto, lo dico a tutte, chi mi vede, chi mi sta vedendo, le ragazze che mi hanno risposto al messaggio avranno il campioncino. Chi non mi ha risposto, no. Il semplice fatto che non sapevo quale campioncino prendere. Però prossimamente, nei prossimi ordini, prenderò altri campioncini e ve li regalerò anche a voi che non mi avete risposto. Peccato, Tonia, vabbè. Avremo occasione, dai, in vacanza. O tu vieni da ste parti o io vengo dalle parti tue e ci incontriamo. E così spero di farlo con anche le altre ragazze, eh. Niente togliere a tutte le altre perché sono tutte fantastiche. E ultime cosine da farvi vedere. Ah, no, dove ce l'ho messo? Eccolo, eccolo. Allora, ho preso questi sieri. Allora, l'acido ialuronico a basso peso molecolare. Sapete che c'è un'altra cosa? Mi sa che ce l'ho di là. Sì, non sto pensando alla siringa, al Botox. Comunque, questo è l'acido. Sì, il siero acido ialuronico a basso peso molecolare. Cosa vuol dire? Che penetra nell'epidermide e a particelle più piccole, quindi penetra bene. I risultati sono maggiori e li avete in meno tempo. Questo. Il siero acido ialuronico rientra nella categoria dei cosmetici anti-age per il viso. Leggo perché non mi ricordo tutto. Mantiene la pelle elastica e liscia e previene e assottiglia le rughe. Per le sue potenzialità, il siero acido ialuronico è indicato per le pelli mature poiché protegge la pelle dall'invecchiamento precoce. E poi qui dietro c'è scritto la modalità d'uso, c'è scritto tutto, i principi attivi acido ialuronico. Lasciamo perdere. Ah, poi ecco, come dicevo l'altra volta, gli inci più sono corti e più il prodotto è buono. Inci una riga e mezza. Quindi, meglio di così. Quindi questo però ho ordinato per una mia cliente. E poi per me,
Io in realtà questo li vorrei far provare a delle mie clienti, quindi vorrei fare dei piccoli campioncini, adesso vediamo, insomma. Allora, il siero oro 24 carati l'ho preso per me, perché la prima volta, anzi lo posso anche aprire, a questo punto lo apro, perché l'ho visto già nella diretta di Tonia, che ha delle microparticelle di oro, perché l'oro usato nella cosmetica serve sia ad illuminare che è un'antietà, se non sbaglio, ma vado a leggere dietro pure questo, così sono sicura che non sbaglio. Il siero ad ogni applicazione effetti, è un tonico pure, tonificante, levigante e illuminante. Stimola la produzione di fibre elastiche e le sue virtù tossinanti e antinfiammatorie permettono alla pelle di liberarsi dalle aggressioni dei radicali liberi. È una base perfetta prima della crema viso d'elezione, quindi la sua possibilmente, altrimenti un'altra va bene. No, vabbè, questo l'avevo visto solo in video. Non so se si riescono a vedere. Ci sono delle piccole particelle dorate. Questo è oro, eh? Oro 24 carati. No, vabbè. Bellissima. Bellissimo il siero. Poi questa luce, io non so, io non riesco. Io vedo buia, quindi sembra che non vedete nulla. Comunque, le altre ragazze che l'hanno provato, che dicono? Venite in Calabria. Sì, ma io in Calabria ci sono venuta, cioè sono 3 anni che vado in Calabria, quest'anno sono rimasta a casa, però a Calabria noi andiamo sempre ad Amantea, dove c'è una mia collega, speriamo prossima collega di Imperia, e Livia, un bacione se mi stai guardando, non lo so, però vado spesso, siamo sono 3 anni che andiamo ad Amantea, però dovremmo girarcela un po' meglio. I Seri Crelis, sono favolosi, è vero. E la Crelis è proprio l'azienda che produce sieri proprio per. Questo è il siero di vipera. I peptidi della vipera. Vi ricordo che questo siero, cioè il veleno di vipera, non è veramente veleno di vipera, questo qui, perché sarebbe un po' complicato estrarlo. Ma è un siero fatto in laboratorio, identico a questi principi, la stessa funzione del veleno originale. Quindi per questo non sono stati usati animali e nella bava di lumaca, nel veleno di api, comunque gli animali non vengono assolutamente maltrattati, vengono fatti passare le lumachine su delle lastre metalliche dove loro possono, camminando, rilasciano la loro bavetta che poi viene raccolta e vengono fatte le creme. Mentre anche le, non so di preciso. Le api però, uguale la stessa cosa, non gli viene fatto alcun male, perché altrimenti io sarei la prima a evitare di lavorare con aziende che fanno male agli animali, sono proprio la prima. Quindi, buonissima questa linea 24 carati. Oggi ho provato il contorno occhi. Ecco, come dice Tonia, ne basta pochissimo di siero, giusto? Sono tutti spettacolari sieri per lusso. Per lusso, cioè comunque sono linee di lusso perché sono veramente fantastiche e non costano tanto, ragazze. Non costano per niente tanto. Stiamo sui 30-35 a prezzo pieno, perché me sto imparando. Al 50% fatevi i conti. Già, niente, praticamente niente. Per gli inci che hanno, niente. Qua c'è collagene e siero di vipera. E basta. Anche il contorno occhi, sì. Poi. Ok, mi mancano poche cose. Allora, la siringa, seconda siringa acquistata. Nell'altra live vi ho fatto vedere quella al Botox. E chi mi segue appunto nella pagina ha visto anche gli effetti di questa. Vi ricordo, ecco questo che non faccio mai io, c'è un click da fare che blocca e sblocca per far sì che non continui a schiacciare. Si sblocca. Si applica veramente poca, ne va messa e va massaggiata con questa parte tonda avanti. Va massaggiata e cominciano a volumizzarsi le vostre labbra. E è un po' soggettivo l'effetto di queste siringhe. Chi fa più effetto la Botox e a chi fa più effetto l'acido ialuronico. È sempre a basso peso molecolare, quindi quando la mettete vedete proprio che pizzica perché acido ialuronico e mentolo. E quindi io vi consiglio di usarle entrambe e vedere quella che fa più effetto per voi o addirittura usarle entrambe. Io per esempio a me piace di più perché riempie, anche se comunque non ho l'età, cioè, ho
le rughe e il codice a barre. Qui però a me piace come le fa il Botox, perché me le riempie qui sopra. L'acido ialuronico me le riempie qui sotto. Però è soggettivo, perché ad altre ragazze invece l'acido ialuronico gli fa due labbra così e magari il Botox meno. Dipende anche dalla vostra forma del labbra, credo. Da come sono fatte, dalla mucosa, insomma, da tante cose. Quindi provatele e vedete. Magari insieme, in sinergia, da che avete due labbra fine, vi fa due gommoncini. Però sempre effetto naturale, ve lo voglio ricordare. Anche i contornocchi sono buoni, sì, perché di queste linee qui a siringa abbiamo anche i contornocchi. C'è il contornocchi per le borse occhiaie, quello per le rughe e ce n'è un altro che non mi ricordo. Appunto, Carmen, con 12-15 euro, se vi registrate come consulenti o anche come clienti basiche, però io a quel punto vi consiglio di iscrivervi come consulenti, perché avete la possibilità ad ogni ordine di avere un bonus che vi rientra. E poi ecco, con un kit che è veramente ridicolo di 20 euro, che non solo, questi 20 euro, se nell'arco dei 30 giorni in cui vi iscrivete, acquistate, fate un 100 punti che equivalgono a 120 euro di spesa, il kit con i profumi dentro, con 20 profumi, ve li regalano. Cioè, ve li regalano, quindi è così. Buonissimo! E quindi, oltre al kit con i profumi, con soli 20 euro, se proprio non riuscite a fare l'ordine di 100 euro, ma già se fate, vabbè, questo vi arriva dopo, però già se provate il profumo, e poi questi 120 euro non li dovete fare in ordine solo, avete 30 giorni per fare più ordini che si sommeranno a fine mese. E vi daranno la possibilità, se arrivate appunto a quella cifra, di avere il kit in omaggio. Quindi, cioè, e così siete anche delle consulenti, così vi rientrano anche i soldi indietro, avete il 50%, non so, che altro volete di più? Ditelo, perché prodotti di lusso, prodotti con inci verde, non so, che cosa state aspettando? Così, una domanda tanto per. Acqua di sale c'è nel kit, boh. Acqua, non mi ricordo il codice di acqua di sale. Vediamo un po'. Io sono pessima perché ancora non l'ho aperti. Non l'ho ancora aperti. Eccoli. Vediamo un po', eh. Mo' ve lo dico. Profumi unisex. Acqua di sale L501. Vediamo un po' se c'è. 501, ve lo dico subito. Sì, c'è. 501, vale a sentire. Buonissimo, buonissimo, regà, buonissimo. Quindi ecco, vi dà la possibilità il kit di avere tutto a portata di mano. 501, Carmen, 501. È il penultimo, Alessandra. Almeno a me sono arrivati tutti quanti neri, però unisex, boh. E ultime due cose da farvi vedere, poi ho finito. Non è vero, non ho ultime due cose da farvi vedere, no? Ho anche shampoo all'acido ialuronico che stavamo parlando prima. Ha un alto potere idratante, continuo a leggere. È efficace per trattare i capelli secchi, sfibrati e spenti, cioè i miei. Quindi adesso io li provo e ve lo faccio sapere. Questo è da mezzo litro, cioè da mezzo litro, da 200 ml e da 100, se non sbaglio, perché non tutte le linee ce l'hanno. Questo prodotto dona morbidezza alla chioma e soprattutto ripara in profondità il capello. Questo io l'ho preso e l'ho associato alla maschera per capelli alla bava di lumaca, perché non l'ho mai provata sui capelli la bava di lumaca. C'è anche lo shampoo di questo. E trattamento di bellezza innovativo che svolge un effetto idratante e addolcente in sinergia con l'olio di argan e l'aloe vera. Quindi, cioè, in un prodotto abbiamo tre super ingredienti. Rinvigorisce i capelli fini, trattati e sfibrati, come diciamo prima, sempre i miei. La formula innovativa dà un'idratazione, vigore e chioma alle chiome più esigenti. C'è Angela che ride perché? Aspetta, eh. Aspettate, eh. Se non sbaglio è l'ultima. Brava, domani sniffa tutto. Però non tutti insieme, sennò poi ti danno la testa. Ipnotico identico, oggi l'ho sniffato.
Io Hypnotic ce l'ho originale, c'ho Hypnotic originale e Narciso Rodriguez fuori originale e ce l'ho, li vado, li devo andare, io non ho avuto tempo ragazzi, mi dovete scusare, ecco, qua guardate in che condizioni sto facendo le live, non lo so. Comunque, a parte questo, allora, questo che ho nelle labbra è un rossetto che io ho sottovalutato all'inizio. L'ho messo prima della diretta perché l'ho messo prima di pranzo e ce l'avevo fino a prima della diretta, però l'ho un attimo rinfrescato. E è questo. È il rossetto liquido shaker. Questo è fighissimo perché è una spugnetta. È una spugnetta così. E è questo il colore. Allora, se lo mettete la prima, è molto leggero, molto liquido, acquoso, sembra acquoso. Se lo mettete una volta sola vi dà una colorazione molto delicata e sembra, dici, ma che è sto coso? E quando si asciuga diventa impalpabile. Io ho fatto oggi la seconda passata, è tornato impalpabile e è no transfer, è fighissimo, è veramente. Io all'inizio che ho fatto uno sbaglio, questo è un consiglio che vi posso dare. Ho provato la siringa al Botox, che comunque dà una sorta di strato emolliente. Quindi questo usatelo con le labbra cioè secche, non idratate con burro cacao o con queste siringhe, perché poi non attacca, non aderisce bene. È bello lo shaker, sì, infatti prenderò altri colori di questo. E quindi inizialmente io questi tre ho preso tre rossetti, ma li ho provati subito dopo e le siringhe. E non attaccava nessuno, ho fatto no, questi rossetti non mi piacciono. Neanche la tinta labbra, no, 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 no. Invece poi ho detto aspettate un attimo, perché sotto comunque c'avevo le labbra. Come si dice? No, emoliente è il principio. Morbide, morbide, ma. Con questo strato, non dico lipidico, però comunque unto, oleoso, oleoso. E quindi ovviamente la tinta anche. Io ho preso il tascabile di questa per provarla. È veramente, veramente. Non so se sentite le urla da sotto. Questo è l'attractive. Sono tutti. Ah, questo e lo shaker sono no transfer. Poi ho preso invece della linea Stick Lost. Rossetto Stick Long Lasting, che è il semplice rossetto, cioè non è un semplice rossetto, è a lunga durata, però è transfer, quindi trasferisce. Ho preso rosso, rosso paprika, trasferisce, però rimane sulle labbra, nonostante voi quando andate a mascherina si attacca, ma non vi si toglie il colore dalle labbra, rimane comunque il colore. E poi ho finito veramente. Gli ultimi due tascabili che ho preso sono i due fondotinta. Quindi l'azienda vi dà la possibilità di provare sia i fondotinta che i primer. Ci sono due o tre tipi di primer. Io nel carrello già ho messo il campioncino dell'Aquafix, che è quello più delicato con acquoso e quindi non ostruisce i pori, ma dà sempre l'effetto di primer. Quindi il trucco vi tiene una meraviglia. E ho preso il numero 3 beige. Che poi profumano pure questi, eh? Questo non l'ho provato perché in realtà lo voglio far provare una mia cliente, perché è chiaro, non è il mio colore. Questo ho preso il mio colore e devo dire che è leggero, copre, ma non dà l'effetto boom, ok, c'è il fondotinta. No, infatti all'inizio non riuscivo a capire. Volevo fare una foto a metà viso, ma non c'era grande stacco perché ho azzeccato il colore della mia pelle. Mi toglie tutte le discromie, però non dà la sensazione che è qualcosa sulla faccia. Questa è una cosa molto carina e quando lo stendo sembra che mi sto stendendo l'acqua. Quindi è veramente buono. Questo qui è l'effetto cipria. Che sta descrivendo? Sbaglio quando dico una cosa. Labbra asciutte quindi. Sì, cioè tutti i rossetti secondo me vanno applicati a labbra asciutte, soprattutto quelli là che volete che non si tolgono. Ah, ecco, tre tipi di primer. Due in gel e uno in polvere, quello in polvere non me lo proprio ricordavo. Uno è un primer siliconico e l'altro è il primer acquoso e l'altro è in polvere. Quindi quello con cui vi provate meglio ce lo avete. E basta, vi ho detto tutto, ho finito. Ho finito. Però ci vedremo presto con la diretta insieme a Tonia e ne vedremo delle belle.
Va bene, io vi saluto che devo mandare a dormire mio marito che domani si deve alzare presto, anche i bambini, e c'è tanto make-up da prendere, sì. E mo, un po' alla volta prendiamo tutto. Va bene, io intanto vi saluto, vi do la buonanotte, un bacione grande a tutti e vi ringrazio di avermi fatto compagnia, siete sempre carinissime e gentilissime. E alla prossima, un bacione grande a tutte, ciao, 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 buonanotte.